Adesso andiamo in Piemonte, dove è andata per noi Emilia Bianchi, a vedere che cosa sta succedendo. Ci sono due giovani, ha trovato due storie molto molto interessanti su nuovi contadini giovani, vediamo. Qualche persona del paese mi ha detto anche non è molto dignitoso che un produttore di bavolo dorma nel camper. Delle signore anziane che facevano già questo lavoro ridevano tantissimo, perché vedevano sto giovane che voleva magari appunto iniziare questa attività. Fino al 2002 facevo un lavoro completamente diverso, lavoravo nel campo delle arti grafiche. Facevo la raccolta differenziata dei rifiuti, dei corsi di formazione attraverso una cooperativa per formare, ad esempio, assistenti domiciliari per gli anziani. E nel camper sono stato 7-8 anni, sì, prima di riuscire a finire la casa. Ho iniziato da zero, per cui ho dovuto prima capire come si allevano bene gli animali, i tipi di erbe che, diciamo, vanno bene per l'alimentazione delle capre e poi soprattutto tantissima umiltà per imparare a fare il formaggio. Quando prende vita proprio il formaggio, quello è il momento più bello. Oppure quando con le capre in primavera, in estate sei al pascolo in mezzo ai prati. Ho trovato questo pezzettino di terra, c'era una casa un po' diroccata, sì, tutto qua attorno. E piano piano ho tentato di metterlo a posto, prima di tutto ho piantato le vigne. E poi ho messo a posto, ho fatto la cantina e adesso ho quasi finito di fare la casa facendo 4 alloggi agrituristici e la sala degustazione. Sono stato molto incosciente all'inizio per partire senza nessun riferimento, senza. È stato bello. Ho fatto una scelta di uscire un po' da questo territorio di produzione, cioè di far conoscere anche questo formaggio in giro. Mi sono sempre di più allontanato da questa zona, arrivando anche appunto all'estero, in Germania, in Olanda, in Inghilterra, insomma, soprattutto in Europa, ecco. Il mio sogno sarebbe riuscire a mettere tutta la mia produzione di uva in bottiglia e fare la mia bottiglia a vendere, perché per adesso una grande parte la vendo l'uva. Per incassare i soldini un po' prima e pagare i debiti un po' prima. Il mio obiettivo è di riuscire a mantenere questa attività facendola crescere ancora un pochettino e continuare il più possibile a vivere in mezzo alle capre e in questo territorio.